Felice Coscione, un cittadino aversano che ha preso l'iniziativa di avviare una petizione popolare per quale motivo? Per porre delle modifiche alla ZTL su Via Roma. Modifiche che Coscione ha scritto su carta ed ha esposto sul muro affinché tutti possano leggere le cose. Base, qual è la motivazione? La motivazione è che ci sta una lamentela dei cittadini per quanto riguarda praticamente il traffico che si intasa, perché hanno chiuso tutti gli attraversamenti, quindi praticamente la città va intasata di macchine e la gente si sta per andare a reclamare. Allora la mia proposta è questa qua, è che magari si lasciano liberi gli attraversamenti, questi qua, vedi? Li lasciano liberi gli attraversamenti, perché poi già è previsto dal piano urbano traffico città che gli attraversamenti devono essere lasciati liberi, cosa che il comune non ha fatto, hanno messo la zona, cioè il varco attivo e non vanno passare. Beh, noi chiediamo che almeno il lunedì e venerdì vengono lasciati liberi dalle 5:30 al venerdì. Poi il sabato perché verrebbero chiusi da che ora? La mia proposta è dalle 5:30 alle 9:30. Sta scritto la chiusura. La chiusura dalle 17:30 alle 21:30. Mentre il sabato e la domenica può anche essere chiuso tutto in della giornata, perché giustamente ci sta più movimento in strada. Ed è pure attualmente giusto. Invece con la attualmente sta facendo 4:30, l'una di notte, 2 di notte, mezzanotte. Cioè orari. Ma da un punto di vista pratico la ZTL è stata creata anche per dare la possibilità ai cittadini di passeggiare liberamente. Benissimo, fino a una certa ora. Si lamentano anche di questo i cittadini? No, si lamentano per gli orari che sono eccessivi, cioè dalle 4:30 alle 2 di notte, la gente praticamente alle 8:30 9 non c'è più nessuno in mezzo alla strada. Quindi la gente dice che sta chiusa a fare dopo le 8:30 9. Quello è il problema. Si crea problemi No, sì, è perché poi dopo mezzanotte, cioè in strada non c'è nessuno. Io capisco che pure io sono il fautore della ZTL, cioè sono stato uno dei promotori, però fino a un certo ora questi qua invece hanno esagerato, l'hanno fatto in maniera troppo eccessiva, hai capito? Allora noi ci chiediamo delle modifiche, non è che noi siamo contro la ZTL, noi diciamo sì alla ZTL ma con modifiche. Quando è partita questa petizione? Domani deve partire. Ufficialmente parto domani. Io domani ho fatto la richiesta. Però vedo che già ci sono delle firme. Già gente mi sta aderendo, sì, poi mi chiedono, già mi hanno cominciato a fermare, pure tra i commercianti mi hanno messo film, guarda, anche i commercianti. Anche i commercianti si lamentano, guarda, firma dei commercianti, questi sono negozi che mi stanno rimbrando, mi stanno mettendo firme. E quindi ci sta pure da parte. Ma già ci sta una cosa dai parti commerciali, già hanno presentato 300 firme al comune, quindi anche i commercianti si lamentano di questa ZTL. Hanno avuto risposta poi? No, al momento no. Voglio soltanto dire al signor sindaco, da agosto io non lavoro più. Perché voi qua che cosa io fate? Faccio fotocopie, faccio fototessere, faccio il fotografo, tutte queste cose qua. Dal mese di agosto che lui ha impiantato questa ZTL, io il pomeriggio sto con le mani in mano, non lavoro più. Prima c'era lavoro? Prima sì. Allora, se il signor sindaco si è messo in testa di farmi chiudere, e allora penso che io le tasse non gliele pagherò né ora e né mai, perché sarà lui il responsabile della mia chiusura e del non pagamento delle tasse. Quindi lo ringrazio, mi dispiace di averlo votato, però io mi chiamo in proda Franco. E avete votato l'attuale sindaco. L'attuale sindaco. Sono deluso. Mi dispiace, voglio soltanto dire che sono dispiaciuto, solo questo. Sì, grazie. Ha affermato di avere parlato con i commercianti, no, che erano tutti quanti soddisfatti di questa ZTL. No. Risulta vero? Secondo me no, hanno firmato tutti quanti, perché quali commercianti? Qui. Poi si è parlato con la zona. Non è venuto. No. Non ha parlato con nessuno. No. Ma nemmeno di Franco, nemmeno questo qua che fa le pizze qua. Gelateria Pezzone, pure mi hanno filmato. Gatto Joel, chi stato pure mi hanno detto no, pure dall'altro lato. Cioè, io sto raccogliendo firme dei commercianti. Esatto, ma raccoglieranno ancora firme. I commercianti del sabato e domenica filmeranno tutti qua. Ma basterebbe cambiare quell'orario per mettere a posto la situazione. L'orario e poi attraversamenti, vediamo pure gli attraversamenti liberi. Esatto, poi liberi. Se tu che mi chiudi la strada la ZTL può andare pur bene,
sono sbagliati i tempi proprio di orari. Per esempio al posto delle 4:30 andava bene alle 5:30 come prima, perché troviamo difficoltà pure noi a venire ad aprire i negozi, che tanti negozi apriamo alle 4:30 e quindi ci troviamo in difficoltà quando già alle 4:30 c'è chiuso, torno e non sappiamo come rientrare. Oppure per esempio l'hanno allungata troppo, tutto, non verso le 2, si dovrebbero accorciare un po' i tempi. E per il resto quello già c'era e andava bene, onestamente. Cioè magari ritornare alle 5:30 come prima e magari aprirla verso le 9 come prima, niente di più. Così ci stanno un po' complicando troppo. E ci fanno trovare qualcosa. Tutto questo non è stato detto al sindaco quando ha incontrato i commercianti o non li ha incontrati? Alcune parti, perché qua come al solito non è uniforme la situazione. Magari alcuni personaggi sono andati a parlare con il sindaco, onestamente altre sezioni non sono proprio andati. Perché non lo sapevano di andarci. Ecco, non erano no, assolutamente, no, però non è colpa del sindaco questo, chiaramente. È colpa nostra che non ci siamo, non c'è uniformità tra di noi. Quindi non c'è parcheggio per le macchine, sono orari sbalvati fino alle 2 di giovedì, è una cosa inutile perché alle 2 non c'è nemmeno una persona per tutta via Roma, non si trova, quindi mettere una ZTL per non far passare le macchine per gente che non esiste, perché effettivamente non esiste, è per me un inutile. Diciamo che dalla petizione di firme che facemmo tutti i commercianti e che fu protocollata da Candia Lello, sì. Va bene, e non c'è saputo niente più, non c'è stata questo. E cosa chiedevate? Diciamo, per quella ma chiedevamo le stesse cose che sta chiedendo adesso l'amico Coscione e tutti quanti noi. Hanno praticamente una modifica sugli orari. Ribadire che ripristinare l'orario al posto delle 16:30 alle 17:30 e per un fatto proprio di scarico e carico delle merci dei corrieri. E niente, riaprire la cosa essenziale, riaprire le intersezioni a via Roma, insomma, perché ormai non c'è niente da fare. Il commercio per questa situazione a noi va bene la ZTL, non è che non va bene, però non la contestiamo il contenuto della ZTL, mi spiego, perché chi mastica queste cose da tantissimi anni, va bene, sa perfettamente che pur cambiando un solo senso unico può danneggiare una strada commerciale. Ecco, parlando di danneggiare, la ZTL ha portato vantaggi fino adesso? La ZTL ha portato solo e esclusivamente danno, e se la cosa va avanti in questo senso, va bene, distruggeranno questi amministratori, va bene, distruggeranno il commercio a via Roma.